Buongiorno e bentornati all'appuntamento settimanale con Shalom Channel, la prima web TV ebraica italiana. Nuova illuminazione artistica per il Tempio Maggiore di Roma. La scorsa settimana è partito il progetto ACEA in collaborazione con il Comune di Roma e la comunità ebraica. Nel servizio le immagini suggestive. Dicevo, ACEA sta illuminando tutta la nostra città con i LED. Nel frattempo però abbiamo iniziato un percorso che valorizzi anche elementi che rappresentano un elemento forte, culturale o artistico della nostra città. Abbiamo iniziato ad esempio con la piramide Cesti, abbiamo continuato con il Palatino, il Campidoglio e adesso questo è un altro elemento importante anche perché, come lei giustamente rappresentava, la comunità ebraica è la più antica di Roma e quindi è fondamentale dare luce a questa comunità. Tra l'altro, come sapete, Roma Capitale ha continuato e forse con ancora maggior forza questo percorso di recupero della memoria che stiamo facendo. E allora in questo percorso è importante illuminare, puntare un faro. Il Tempio Maggiore di Roma brilla di una nuova luce. Dallo scorso 7 febbraio, 44 proiettori di diversa potenza e luminosità ne mettono in risalto ornamenti e decorazioni, a partire dalla cupola e dalle 12 finestre. L'intervento di illuminazione artistica permanente, realizzato da ACEA insieme alla comunità ebraica e a Roma Capitale, si basa su una tecnologia LED di ultima generazione, un modo per regalare al pubblico una forte connotazione emotiva, esaltando sia la bellezza architettonica della struttura che i suoi significati simbolici, ma anche le ombre circostanti. L'accensione ufficiale delle luci è avvenuta alla presenza della sindaca Virginia Raggi, del rabbino capo Riccardo Di Segni, della presidente della comunità ebraica di Roma Ruth Dureghello e della presidente di ACEA Micaela Castelli. Al Teatro Palladium di Roma è stato rappresentato lo spettacolo Brundibar, memoria e cultura per stimolare i giovani a ricordare e coltivare le diverse forme espressive. Danze, canti, letture. Una giornata all'insegna dell'arte e dell'espressività al Teatro Palladium alla Garbatella. È lo spettacolo Brundibar, liberamente tratto dall'opera di Hans Krása, compositore ceco morto ad Auschwitz. Lo spunto è la giornata della memoria, ma le riflessioni proposte sono molteplici. Ho scoperto questo spettacolo Brundibar, scritto in un campo e messo in scena in un campo per i bambini e interpretato dai bambini. Tra gli organizzatori la comunità ebraica di Roma, l'Università Roma III, l'Istituto Chiarelli di Martina Franca, in grado di coinvolgere un ampio pubblico, ma soprattutto tanti tanti ragazzi. Roma III è stata molto attiva nell'ambito delle ricorrenze del giorno della memoria. Noi siamo un grande ateneo che è particolarmente sensibile a questo tema, alla memoria storica, alla memoria della deportazione, alla memoria di tutto quello che è stata la nostra tragica storia recente. Trovare questo teatro pieno di bambini, di ragazzi della scuola media, di ragazzi della scuola superiore è stato incredibile perché i nostri alunni hanno sentito di poter lanciare un messaggio a dei loro coetanei e il messaggio rimane quello che abbiamo detto alla fine, con cui si è concluso lo spettacolo. Brundibar è un'opera scritta in un campo, però il nostro contributo è stato come i ragazzi di oggi reagiscono ai soprusi. Chiudiamo questa edizione con l'ormai consueta rubrica di libri a quella di Marta Spizzichino. Ciao a tutti e bentornati. Il libro che questa settimana Shalom vi consiglia si intitola Piccola autobiografia di mio padre ed è uscito in Italia con Giuntina. Corre lontano 1903 e Shulin Fogelman nasce sul treno diretto alla città galiziana di Przemyślany. Dell'infanzia e dell'adolescenza Shulin ha un ricordo un po' sfocato, qualche bolla di morbillo sulla pelle del fratello Mordechai e il rullo di tamburi del circo di Vienna. Arriva il 1944 e scappare è ormai impossibile. Auschwitz avrebbe di lì a poco inghiottito la moglie Anna e la figlia Sissel. Shulin si salva grazie a Schindler e torna in Italia per ridare senso alla propria vita. Il figlio Daniel Fogelman ha scritto questo libro per le nipotine e non solo. Direi che lo ha scritto per tutti noi. Se volete comprare il libro, potete trovarlo nella libreria Kiryat Sefer in via del Tempio numero 2. Alla prossima settimana! Vi segnaliamo che la mostra Italiani di razza ebraica, le leggi antisemite del 1938 e gli ebrei di Roma, visitabile presso il Museo Ebraico, è stata prolungata fino a metà marzo.
Per oggi è tutto. Potete rivedere questi ed altri servizi video sul nostro canale YouTube Shalom Channel, la prima web TV ebraica italiana, e inoltre andare sul nostro sito www.shalom.it e su tutti i nostri social per ogni aggiornamento quotidiano. Buona settimana e Shalom!